Per celebrare i 70 anni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i 40 dalla prima gara di sci alpinismo sull'Antelao, sabato 25 maggio si è svolta una competizione individuale di discesa e salita riservata ai volontari del Soccorso Alpino. L'importante traguardo raggiunto quest'anno dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sarà condiviso e festeggiato attraverso vari eventi e manifestazioni, come il trofeo CNSAS, ideato e organizzato dalla Stazione del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore. Oggi sono appunto i 70 anni del soccorso alpino del CNSS e i 40 anni dalla prima gara sull'Antelao, la prima manifestazione voluta proprio dalla nostra stazione 40 anni fa. I partecipanti alla gara di oggi sono i soci del soccorso alpino Veneto, quindi tutte le stazioni del soccorso alpino che si prodigano nel soccorso nel Veneto. A partecipare alla competizione una cinquantina di soccorritori che, dopo essersi ritrovati a rifugio Scotter Palatini, si sono trasferiti alla base del nevaio dell'Antelao per poi confrontarsi in una gara di slalom gigante e in una risalita con le pelli di foca. A vincere la competizione la stazione di San Vito di Cadore, seguita da quella dell'Alpago. Questa mattina è stata fatta una gara che è stata ripresa da anni e anni e anni fa, in cui c'è una disciplina di discesa sulla slalom gigante e poi in base all'arrivo e alla differenza di distacco che si ha sulla discesa c'è la partenza e salita e si sviluppa nel totale con i punteggi delle varie stazioni e chi ha più punteggio vince. Il percorso si è sviluppato ai piedi dell'attacco dell'Antelao, dove c'è la via normale. Abbiamo fatto una discesa abbastanza corta quest'anno perché la neve non ha permesso tanto e la salita è stata altrettanto uguale. Si partiva da una forcellina, si scendeva giù in slalom gigante, c'erano circa 10 porte, quindi una cosa molto veloce, e poi si partiva a differenza nella salita con le pelli a inseguimento.